Ciao ragazzi, ben ritrovati su Battlefield 1. Ecco qui, il portaordini. Che vuol dire? Comunque, assalta le spiagge di Gallipoli sotto il cannoneggiamento, nuova parola da dizionario, della più grande flotta mai vista. Mi sembra che la più grande flotta fosse inglese, quindi siamo contro gli inglesi in teoria. Siamo giunti da tutto il mondo, gli innocenti, gli arroganti, i coraggiosi. Vedevamo nella guerra il nostro rito di passaggio, una grande avventura che avrebbe reso tutti noi uguali davanti alla gloria. Ma la guerra è paura, non avventura. E l'unica uguaglianza è dinanzi alla morte. Ennesimo momento poetico del protagonista, Capo Ellis, guida l'assalto alla spiaggia. E andiamo a vedere come sarà questo assalto alla spiaggia. Sarà come tutti quelli che ho fatto o sarà come tutti quelli che non ho fatto? Dardanelli, penisola di Gallipoli, primavera, impero britannico intende aprire un nuovo fronte bellico. Vengono preparati i piani per un'invasione via mare delle terre ottomane. In operazione senza precedenti, le forze navali assemblate per l'occasione costituiscono più grande di tutti i tempi. Navi trasportano mezzo milione provenienti da Australia, Nuova Zelanda, Irlanda, India, Terranova, Francia, Gran Bretagna in ordine di sbarcare puntale sulla capitale Costantinopoli. Costantinopoli, ecco, Costantinopoli. Chi cazzo è Istanbul? Io conosco Costantinopoli. Giorno 1. A Capo Helles, la vaporeria River Clyde viene usata come cavallo di Troia. Dopo essersi arenata sulla spiaggia, fa scendere a terra numerosi battaglioni di soldati alleati. Viene conquistata una piccola testa di ponte, Giorno 2. Giorno 2. Niente, si sono dimenticati. Noi dobbiamo fare il giorno 2, quindi se moriamo abbiamo fatto il giorno 2. Sguardo, guarda, sguardo penetrante, eh. L'ho detto tutto. Sì, c'è del fumo. Inquinatori, buttate giù il tutto. Ah no, sono navi affondate, ho detto. Che è qua? Le fabbriche. Deve buttare le fabbriche. Ah no, sono navi, ok. Ora quadra tutto. Frederick Bishop. Siete voi, Frederick Bishop? No, No. mi spiace, è morto. Sì, è Ma morto. questa non è la vostra foto. Quale? Crack! Non esiste più alcuna foto. Così Puh. sembra. Jack Foster. Sono il vostro nuovo allievo. Io non ho mai chiesto uno. Oh, Certo che no. Ha fatto tutta questa strada solo sono per me. allievo. Oh, Frederick Bishop, l'orgoglio MLG. dell'Australia. Ha persino mentito sull'età per poter essere arruolato. Quanti anni ha? Vediamo dove posso piazzarlo per farlo sparare, eh? Allora, tu vai sulla montagna lì in alto, dove non c'è nessuno. Sì. Tranquillo, non ti sparano. Ok, Se senti gli spari, ok. sono nostri, non loro, ok? 2 secondi dopo, boom! Il portaordini. Non ho letto cosa che la diceva, probabilmente quello che ho appena detto io. Ha visto qualcosa di... Ah! Dov'è? Che disastro! La prima ondata non ha avuto scampo. Dove? Avete Non vedo difese? una pippa. Come faremo a prendere la Che spiaggia? bella nave. Questa volta abbiamo le corazzate. Tappati le orecchie, sarà piuttosto rumoroso. Ne ho sentite di robe rumorose. Ah! Dirigi. Invia le coordinate. Via le coordinate. A, B, C, D, F, G. Punto. Ah, ho fatto giusto. Allo stag gli stagisti ai tempi del 1920. Così si faceva. E fin qua ci siamo. E vabbè, cos'è qua? I raudi tirano. Di muoversi. Ehi, dove credi di andare? Insieme a voi. Hai detto ora di muoversi? Guarda fucile. Sì, va bene, starei qui. Ma va Sarai al che. comando delle retroguardie dopo che avrò Ah, ok, distrutto stai qui. l'inviato. Neanche Sì, il tempo. signore. Nemmeno il tempo di fare una prova che. No, tu resti qui. Non finire dai guai. Qua a finire che ci facciamo prendere dai Ora giapponesi avanzino alla anche se non spiaggia. prendevano parte alla guerra. O forse sì, non lo so. Assalta la spiaggia. Qual è? No, quella che piace a me! Barche a remi non L'arma che mi esistono. piace. No, adesso faccio Bravo, strage coraggio, con tutti. coraggio! Siamo turchi, inglesi o turchesi? Inglurchi? Oddio, vabbè, alleati o nemici, punto e basta. Sbarco in Normandia, versione dei poveri. A chi
A chi devo sparare? No, a quelli blu, vero? Andiamo a prendere le trincee, che cavolo, dai! Qualsiasi trincea devo andare a prendere. Non è morto! Non è morto, mio Dio, siamo potuti! Quello era un headshot bello buono, dai. Oh oh, passano proiettili. E non per pacco. Vediamo un po' come erano fatti i modelli al tempo. Belle scarpe. Speriamo che se le prendo mi scambiano per inclesurco. Levati un po' delle scatole. Eh sì, gli ho sparato, ma per un buon motivo. Perché si finge. Wow. Ah, un fucile a pompa. Con la baionetta addirittura. Wow. Tira su. Granata da fucile. Ma che cazzo? Che cavolo? Ah, sto qua. Sì, lancia granata dei poveri. No, non lo voglio. Voglio il mio buon vecchio fucile. Dov'è il mio fucile? Ah, li ho tutti, li ho tutti, li ho tutti. Chi è? Sta giù la testa. Tieni giù la testa. Dov'è? Eccolo qua. Però qui dal lato. Che mi sembra un po' movimentata la cosa. Ah, così. Ha una portata così lunga. E perché su Black Ops 3 devi proprio puntare in faccia, sennò non le ammazzi. Anche perché è la campagna questa qua. Bravo, per la mira. Coprimi. Io me ne resto qui. Bravo. Ma io gli do motivo, io gli do sostegno morale. Ne c'è più nessuno. Il sostegno morale lo devono a me. Oh, cosa ammazzi i miei tu? Puoi essere nemico finché vuoi, ma se ammazzi i miei sei uno stronzo. Questa è. È una. Oh mio Dio, oh mio Dio. Oh mio Dio. Fermo. Si passano di nuovo, passa di nuovo proiettili, ma non per. Quello l'ho preso, ma avrei preso. Fermo lì. Cosa fai lì? Togli sta testa. Sto diventando bravo, ma solo perché se ne stanno fermi. Ah, nuovo obiettivo. Conquista il punto di osservazione di Helles. Dai, andiamo. Andiamo. Dobbiamo. Ah, questa qua è la parte giusta, benissimo. Pensavo fosse sbagliata, dato che vado sempre a caso. Andando a caso si risolve tu. Chi mi ha beccato? Mannaggia a te. E i prossimi che arriveranno. Ecco. Ah, grazie, alleato scudo, trattino scudo umano. Minchia. Ah, sto qua ancora vivo. Ancora vivo, bravo. Ma da dove mi beccano? C'è qualcosa di pesante che spara lì. O è uno di loro col fucile. Oppure quello che spererei di meno. Penso io a questo qua. Ci ho pensato male. No, abbassati. Abbassati. Addirittura ho cambiato il senso di una parte. Allora, possiamo dire tutto, però portatene. Ah, sei un alleato, va bene. Chi è che spara? Chi è che spara? Nessuno spara qua. Vabbè. Giochiamo un po'. Via così. Ah, quello lì è il Pooh. Trollato. C'è qualcuno però che mi tiene sotto tiro. Chi è sto maledetto? Lo vado a prendere. Ah, ti ho visto. Ops. Preso. Sono morti anche loro? Mi sa di sì. Dicevo, continuiamo a giocare l'area un po' con questo. Vedo, lì c'è un nemico. Eccolo là, bravo. Spariamo i Galaxy Note 7. Non vedo nessuno. Trovato. Mi sembra che siano finiti. Vabbè, quelli che trovo li ammazzo là. E carichiamo. Oh, anche la baionetta. Oh, l'avevo già detto. Non mi ricordo. Me ne sono dimenticato due volte. Bene. Non c'è nessuno. E se qualcuno gli faccio una carica che, madonna cara, ti spago la bocca. Qualcuno? Eccolo lì. Wow. Buono. Dai che si va. Mazzalo però. Allora, lui si è messo a puntare a quello che è morto, ma non si è messo a puntare a me che gli sparavo. Vabbè. C'è qualcuno? Sì, e l'ho mancato. No, qua ci vuole qualcosa di pesante. Tipo questa. Tua madre è una granata. In tutti e due i sensi. È una granata e una granata che sta arrivando. Allora, tutto, possiamo dire tutto, ma sto fucile è una roba impressionante.
No, ti prego. No. Ma da dove? Ma sono l'unico che... Ma io sto facendo una maledetta resistenza. Sono da solo contro 100. Modello 10A, va. Pur di avere un fucile a pompa farei tutto. Lol. Anche questo. Ricarichiamo. Però ho pochi proiettili, quindi andiamo male. Ah, modello DCA individuatore, ecco cosa che avevo. Qua ne trovi di munizioni? Sono finiti? Siete finiti? Vado a chiederglielo, sono finiti? Cioè, ma cosa ho fatto? No, c'è qualcuno. Io sto qui un attimino. Ah no, non c'è più nessuno, vabbè, meglio così. È ora di sparare quel bengala. Dai, spariamo un petardo. E... tacchede. Questo bengala vuol dire siamo liberi oppure siamo in pericolo, dipende. Cazzo pensi di fare? Vieni con me. Ma che cazzo? Guarda. Bravo. Avanti, guarda. Ragazzo, sei finito all'inferno per davvero. Io volevo... Volevi solo una tua statua nella piazza del tuo paese. Volevo solo... Ah, ti danno anche quello? Allora ho fatto bene a venire, cavolo. Ma scusa, non doveva stare... Ecco, adesso la nave, se non... scommettiamo che ce l'hanno fottuta la nave. Dai su, ragazzi, alzati. Avanti, bravo. No, non mi alzo perché mi hai demoralizzato. Ora è colpa tua. Morirai? No, non morirei. Sei australiano. Invece... Sei australiano. Che vuol dire? Allora, riscrivete i libri di storia. Sì. Nuova legge di Darwin. Gli australiani non si possono uccidere. Non sia neozelandese. Però i neozelandesi sì. Mettete questo appuntino. Prima di cominciare. Allora adesso. Alzati. Cosa si fa? E mo? Che si fa? Guarda, il braccio qui. L'altro ma il calcio nella spalla. Ci mettiamo a fare gli insegnanti ora? No, così. Puntalo dove vuoi. Io non avevo quel fucile lì, forse sì. Vediamo, voglio tutto a spiegarli così. Ed ecco qui la prima sottomissione di Il Portaordini. E abbiamo visto che siamo riusciti ad ammazzare tutti, ma proprio tutti in un veramente un casino totale. Io non so come ho fatto ad ucciderli tutti. Sto diventando un mezzo pro gamer. E quel cavolo di piccoletto non capisce mai niente. Ci viene appresso quando dico stai nella nave e fai in modo che non ci sfruttano tutti. Che fa? Ci segue. Vabbè. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto e spero che continuerete a seguire il resto della missione e il resto delle altre. Ciao a tutti.